Barbara, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale. Oggi facciamo gli auguri a... Oggi facciamo gli auguri a Claudio Baglioni, tra l'altro uno proprio dei miei grandi amori adolescenziali, nel senso che ero proprio una fan sfegatata. Sono ancora, mi piace ancora molto. Poi mi dici, guardiamo insieme prima lo specialino realizzato da Silvia e poi mi dici qual è la tua canzone preferita. Ok. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno, pensate, di un grande cantante, di un grande artista e di un grande poeta della musica italiana. Con oltre 50 anni della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, ma non è solo il suo compleanno, oggi è anche il mio compleanno, quindi mi faccio gli auguri da sola. Tanti auguri anche a me, Silvia Pagni. Nel 1951 a Roma nasceva Claudio Baglioni. Figlio unico di Riccardo Baglioni, maresciallo dei Carabinieri, e di Silvia Saleppico, sarta. Segue sin da piccolo lezioni di pianoforte. La sua carriera artistica inizia nel 1964, quando, appena tredicenne, partecipa a un concorso canoro di voci nuove, cantando una canzone di Polanca, Ogni volta, e vincendo lo stesso concorso e l'anno successivo con il brano I tuoi anni più belli. Nel 1965 riceve il regalo dai genitori la sua prima chitarra e inizia a suonare le sue prime canzoni. E infatti nel 1969 scrive la sua prima canzone, Signora Lia, sia il testo che la musica. Baglioni scrive anche alcuni brani per la grande Mia Martini, che la cantante include nell'album Oltre la collina, interpretando lei tre canzoni, Fratello Sole, Sorella Luna, Preghiera semplice e Canzone di San Damiano, per la colonna sonora del film Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli, e scrive pezzi anche per Rita Pavone, tra cui La suggestione. Nel 1972 esce l'album che porterà Claudio Baglioni al grande successo, Questo piccolo grande amore. Questo piccolo grande amore scala immediatamente tutte le classifiche, vendendo il milione di copie. Nel 1973 il 22enne Baglioni realizza l'album Gira che ti gira, Amore bello, che vede Baglioni immerso in un viaggio sia fisico che di ricordi, tra amori perduti e amori mai avuti, insieme alla sua compagna di viaggio Camilla, una Citroën gialla, che a fine disco l'artista brucerà per simboleggiare la fine della sua adolescenza. E nel 73 sposa la sua Paola Massari, l'attuale moglie, ragazza che con la sua maglietta fina ispirò le parole del brano Questo piccolo grande amore. Nel febbraio del 1985 Claudio Baglioni ritorna sulle scene, invitato al Festival di Sanremo per esibirsi con la sua Questo piccolo grande amore, decretata canzone del secolo, a seguito di un sondaggio fatto nella trasmissione Fantastico, dove era in gara le più belle canzoni italiane. Sempre nel 1985 esce il suo LP più venduto della discografia italiana con 4 milioni di copie, La vita è adesso. Nel 1995 esce Io sono qui. Baglioni ritorna sulle scene con un ambizioso progetto condito da operazioni di marketing studiate al millimetro.
Il disco è strutturato come se fosse un film con un inizio e una fine. Alcune curiosità di questo grande poeta della musica italiana. È un grande tifoso della Roma e anche amico storico di Francesco De Gregori. Una curiosità molto particolare, pensate che durante l'adolescenza lui voleva diventare prete e ha dichiarato che vorrebbe trascorrere gli ultimi anni della sua carriera in convento. Alcune dichiarazioni di Claudio Baglioni. Meglio è amare e perdere che vincere e non amare mai. Un'altra citazione. Se anche tu vedi la stessa luna, non siamo così molto lontani. Continuo con un'altra citazione. A volte più che di un mondo nuovo, c'è bisogno di occhi nuovi per guardare il mondo. Tante persone sono innamorate del brano Questo piccolo grande amore. Una curiosità, è diventato il disco più venduto di sempre in Italia, con 20 milioni di copie. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!